Buonasera tifose e tifosi dal Palasele di Eboli, sta per iniziare l'undicesima di Serie A, quarta contro penultima forza in classifica, i pronostici lasciano il tempo che trovano, parola al campo con Fel di Eboli e Todis Lido di Ostia, pronte a fronteggiarsi. E si parte, il primo pallone è della Fel di Eboli con Rudinei Tres che la tocca per il primo squillo di Rodrigo Canabarro. Regala palla a Moura che la mette per Tres, il vantaggio della Fel di Eboli di Rudinei Tres. Un minuto e 44 secondi di gioco e la Fel di Eboli è già in vantaggio con il suo numero 11. Caruso in avanti per Tres che ha spazio, Tres, palo incredibile. Caponigro, tocca per Luisinho, imbucata per Caruso, il tocco per Caponigro, la parata di Di Ponto. Luisinho chiude l'1-2 con Caponigro che può partire, Caponigro, ancora Di Ponto, ci arriva Luisinho, gliela ha toccata Caruso. Ancora Fel di Eboli, Bissoni, bellissimo il movimento, altrettanto bella la parata di Di Ponto. Con conseguente lamentela nei confronti dell'arbitro, attenzione intanto a Tres. Tres riesce ad andare via, quinto fallo Lido di Ostia e cartellino giallo per Jetson. Palla lasciata lì in mezzo per Tres. Rocha, bella la palla dentro per Cutrupi, due su di lui, Cutrupi, tocco da biliardo di Cutrupi e il pareggio del Lido di Ostia. Vorrebbe girarsi, poi va da Luisinho, ancora da Nicino, calcia Di Ponto. Contropiede dell'Ostia con Luisinho che rientra in tempo per chiudere il passaggio di Raul Rocha, già dall'altro lato adesso Moura ci prova. Vediamo se riuscirà ad imbastire un'azione d'attacco. Palla dentro per Caruso! Sulla sirena! Umberto Caruso! 2-1! Fel di Eboli! E finisce così il primo tempo! Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo qui al Palasele di Eboli. Bissoni, no look alla ricerca di Danicino. Chiude Gattarelli che poi trasforma l'azione da difensiva in offensiva! E ancora Christopher Cutrupi! Il Lido di Ostia si riparte in parità ancora con Cutrupi. Ma ha fatto tutto Gattarelli praticamente. Marco Pasculli ammonito. Mister Riquer in panchina. Palla per Canabarro! Paratissima di Di Ponto. Gigioneggia un po'. La perde, allora 2 contro 2 con Tres chiuso e scivolata da Esposito, ritmi frenetici, Raul Rocha è solissimo contro Pasculli, Rocha lo mette a sedere, si defila, la mette dentro, Pasculli la lascia lì, Gattarelli! Il vantaggio del Lido di Ostia! Canabarro va a calciare Di Ponto, Luisinho. Luisinho prova a superarli tutti, suona la sirena, finisce qui, Fel di Eboli 2, Lido di Ostia 3, i ragazzi di Ciccio Angelini espugnano il Palasele di Eboli. Un saluto e un ringraziamento da Carmine Fine, ci risentiamo per la prossima gara a casalinga della Fel di Eboli.